Oltre a questo dipinto, la Wilsonian possiede anche l'intero archivio di Schultz & Weaver. Questo dipinto è stato realizzato da Lloyd Morgan, il chief designer dello studio, e rappresenta il portfolio della ditta in un certo senso. E la cosa per me interessante è questo doppio livello dei linguaggi architettonici usati da Schultz & Weaver. Sulla riva dell'oceano viene rappresentato il revival mediterraneo usato nei Grand Hotel in Florida, e riconosciamo diversi landmarks dal Biltmore di Coral Gables al Breakers di Palm Beach alla Freedom Tower, costruita come sede del Miami Daily News. E invece il secondo livello di linguaggio è sullo sfondo il grattacielo Decaux, tipico di New York City, e al centro riconosciamo immediatamente il Waldorf Astoria. Un'altra connessione interessante è appunto quest'idea dell'immagine. L'immagine dell'isola fantastica, che in un certo senso può essere un capriccio architettonico, ma ricorda anche un film molto recente, Skyfall del 2012 di James Bond, dove a un certo punto giungono nel rifugio del nemico, che è un'isola che sembrerebbe un'isola fantastica, in realtà un'isola che esiste veramente, con questi edifici abbandonati. Che venne costruita alla fine dell'Ottocento come miniera e abbandonata negli anni 70, e in un certo senso questa architettura fantastica costruita sull'oceano ha una certa relazione con questa isola abbandonata che sta al largo di Nagasaki.